Salve a tutti, spero stiate tutti bene. Con questo video volevo condividere una riflessione che in questi giorni ho fatto, ho già condiviso col gruppo giovani, ma penso possa essere utile per ognuno di noi. In realtà sono una serie di riflessioni che ho chiamato non a caso riflessioni dalla trincea. Ho usato questo termine un po' militare perché penso che sia pertinente, sia congruo col periodo che stiamo attraversando. La trincea, lo sappiamo tutti, sono delle fortificazioni militari, nella forma più semplice sono delle fosse scavate nel terreno che hanno l'obiettivo di far riparare i soldati, cioè i soldati si mettono là dentro per evitare di essere colpiti dal nemico. E purtroppo, come sappiamo, ormai le nostre case sono delle trincee. Tutti noi siamo rintanati in casa, non possiamo uscire tranne per motivi ben precisi, per evitare di essere colpiti dal nostro nemico, che purtroppo conosciamo un po' tutti. E questa è una foto che ci racconta, ci mostra il nostro avversario di questi giorni, il famoso coronavirus, il Covid-19. È un nemico molto, molto pesante, molto difficile da affrontare, intanto perché, come sappiamo, è molto pericoloso, molto letale, ma soprattutto perché ha alcune caratteristiche molto interessanti. Prima su tutti, è un nemico invisibile. Noi non lo vediamo e questo ci dà molte problematiche. Se io non lo vedo, non lo conosco. Tutti i laboratori di tutto il mondo si sta cercando di studiarlo per capire quelli che sono i suoi punti deboli, per capire come attaccarlo, per capire come difenderci. Se non lo vedo, non lo conosco, non lo riesco neanche a riconoscere. Io per strada non capisco se una persona è affetta o meno, ci sono tanti untori inconsapevoli, per questo dobbiamo restare tutti a casa. Quello che vedo sono spesso dei segni indiretti, segni secondari, cioè la malattia, che tra l'altro essa stessa non è del tutto provocata dal virus, nel senso che una buona parte dei sintomi sono legati alla risposta del sistema immunitario. Non lo riconosco, quindi io cercherò anche di capire come fare. In tutto il mondo non si fa altro che discutere, per esempio, sui tamponi, sulla diagnostica per immagini, la TAC serve, non serve, quanto serve, cosa, che informazioni ci può dare. Quindi sono discorsi che facciamo e che gli esperti fanno ogni giorno e che sentiamo al telegiornale o comunque attraverso i vari canali di comunicazione. Il fatto di non vederlo ci dà anche un altro tipo di problema, cioè come io mi rapporto, la percezione del rischio che io ho e quindi il tipo di sentimento, di reazioni che ciò provoca in me. Se ho un nemico invisibile, questo mi può portare due, diciamo, sentimenti discordanti, un po' più estremi. Da una parte ciò mi può amplificare la paura, perché se io non so dov'è questo mio nemico, non so come difendermi, quindi una paura maggiore. Se io vedo un esercito che avanza verso di me, o comunque un malintenzionato che avanza verso di me, io so da dove viene, quantomeno so da che parte mi devo difendere, eventualmente scappo alla parte opposta. Se non vedo il mio nemico, ho qualche difficoltà in più da capire dove posso rifugiarmi o chi devo affrontare. Quindi questo può amplificare la paura. D'altra parte può portare a una sottovalutazione del rischio. Io non vedo il pericolo, probabilmente non è così, questo virus non è così potente, non è così aggressivo. E la sottovalutazione del rischio, una forma più estrema, porta al menefreghismo. Questa, per esempio, è una foto di un mercato, non dico quale, per diciamo, un mercato molto famoso della nostra città di Palermo, dove l'indomani mattina, che sono state fatte le restrizioni da parte del governo Conte, le prime restrizioni, tutto era assolutamente normale: bancarelle aperte, gente che faceva il mercato, la spesa, che comprava quello che doveva comprare. Quindi una completa sottovalutazione del rischio, proprio un menefreghismo assoluto. E questa considerazione mi faceva fare una prima riflessione su un altro nemico invisibile che noi abbiamo, che è Satana. Questo va ovviamente, è un po' una parentesi che voglio fare, però tutti noi sappiamo che Satana è il nostro nemico invisibile. Tutti quelli che sono cristiani, credenti in generale, sanno che hanno questo avversario, che è un avversario invisibile. Io lo conosco poco, la Bibbia ne parla, ma ne parla in maniera estesissima. Io ho difficoltà a riconoscerlo, spesso anche per lui vedo segni indiretti, cioè gli effetti deleteri che hanno nella mia vita o nella vita degli altri. E spesso il fatto di non vederlo provoca dei sentimenti particolari. Amplificare la paura, sì, lo può amplificare, c'è gente che fa una continua lotta di spiriti, una caccia di spiriti, quindi in qualche modo amplifica la paura, però purtroppo la maggior parte di noi tende a sottovalutarlo. Non lo vedo, non lo percepisco e quindi me ne posso quasi fregare. Questo ricordiamoci tutti che è uno dei più grandi problemi o dei più grandi pericoli che il credente, il cristiano corre. Perché proprio nel momento in cui noi sottovalutiamo il nostro avversario, è il momento in cui lui è pronto ad attaccarci, è sempre come un leone ruggente che gira attorno a noi. Questo
Questa però è una parentesi, non voglio parlare di Satana, non mi sembra assolutamente il momento, ma dicevo che queste riflessioni che sto condividendo con voi nascono da questi momenti in cui noi siamo un po' tutti a casa. Tutti noi abbiamo avuto tante idee sicuramente, ma io penso che una delle più diffuse sia la fragilità. Tutti noi, a causa di questa situazione, di questo virus che ha trasformato completamente il nostro modo di vivere, abbiamo percepito quanto siamo fragili. Quanto siamo deboli, quanto siamo fragili, sia come uomini che come società. Come uomini non valiamo nulla. Questa è purtroppo una foto ormai tristemente famosa: sono quei camion militari che hanno portato fuori i cadaveri nel Bergamasco, da Bergamo, proprio perché c'erano tanti di quei cadaveri che i cimiteri non ce la facevano più, è stato necessario spostarli fuori. Parliamo di migliaia di morti in Italia, purtroppo. Ovviamente stanno crescendo un po' in tutta Europa, questo discorso purtroppo sono numeri che vanno sempre avanti, che stanno crescendo. E più in generale, oltre che la fragilità dell'uomo, la fragilità del nostro sistema, il nostro sistema sociale, economico, politico, da un giorno all'altro è completamente crollato. Lo spread va alle stelle, tutti i negozi, la maggior parte delle attività sono state fermate, quindi problemi dal punto di vista economico, cassa integrazione, fino ai supermercati, fino anche a volte atteggiamenti di violenza, tipo risse e quant'altro. La situazione politica che sempre, diciamo, è in continua, una incertezza continua, si fanno dialoghi che sono assolutamente distruttivi, non costruttivi, per vedere chi ha ragione, ma alla fine il problema non si trova mai. Una grandissima fragilità. Noi siamo fragili. E quando ho pensato a questo, ho pensato, non so, mi è venuto in mente il castello di carta, il castello di sabbia, quindi queste strutture così belle, molto fragili, e così un po' più poetico, forse perché c'è stato caldo. Mi sono venuti in mente gli alberghi di ghiaccio. Lo sapete un po' tutti, esistono in tante parti del mondo, paesi freddi, tipo Islanda, Norvegia, dove ogni anno vengono fatti degli alberghi di ghiaccio. Quindi questi alberghi ricostruiti nei minimi elementi dove i turisti ovviamente ci possono andare per alloggiare, per poterli visitare. La cosa che mi colpisce di questi alberghi è che sono meravigliosi, qualcosa di bellissimo, di perfetto. C'è una maestria enorme per farli, ovviamente, non saprei neanche dove mettere le mani. Ma dall'altra parte, l'altro lato della medaglia, è che sono estremamente fragili, anzi sono transitori, loro sanno che poi si scioglieranno, quindi quello che stanno facendo ora non è qualcosa di eterno che durerà per chissà quando, ma di solito dura una stagione. Quindi una bellezza, perfezione contrapposta alla fragilità e alla transitorietà. E questo concetto lo vedo anche nell'essere umano. L'essere umano è così bello, così perfetto, così meraviglioso agli occhi di Dio. Ma allo stesso modo è fragile, è transitorio. La Bibbia ci parla della nostra fragilità. Ci sono tanti versetti che ne parlano. Uno che per esempio gira in questi giorni molto è Salmo 144. Dice: l'uomo è simile a un soffio, i suoi giorni sono come l'ombra che passa. E mi piace questo versetto perché si usa la parola soffio. La parola soffio è una parola molto importante, la parola di Dio, si trova, diciamo, in vari contesti, per esempio, ripeto, lo Spirito Santo, però in questo versetto e più in generale i contesti principali in cui noi la individuiamo sono due. Il primo è un riferimento chiaro alla creazione. Il soffio ci fa pensare a come Dio ha creato l'uomo. In Genesi è scritto che Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nella narice un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Giobbe dice: lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Il soffio ci ricorda la creazione. La creazione del nostro mondo e dell'uomo in particolare non è qualcosa sottovalutare, ma è il culmine dell'Onnipotenza di Dio, il momento più importante in cui Dio manifesta la sua onnipotenza. Il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Noi siamo fragili, ma siamo anche importanti agli occhi di Dio perché è il suo soffio che ci dà la vita. Il soffio ci parla anche di un'altra cosa, del fatto che Dio ha il controllo di tutto. Dio controlla ogni cosa. Un versetto, per esempio, molto bello lo troviamo in Daniele. Qui Daniele che rimprovera il re di Babilonia perché avevano vissuto, stanno vivendo la loro vita in modo assolutamente indipendente da Dio, anzi stanno profanando i re di Sardi in quel momento particolare. Ma al di là del contesto, Daniele li accusa dicendo che loro non avevano glorificato Dio, il re non aveva glorificato Dio. Dice: non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Dio ha nella sua mano il nostro soffio vitale e da lui dipendono tutte le nostre vie.
Quindi il soffio ci parla di Dio, che è onnipotente, che dirige e controlla ogni cosa, in primis le nostre vite. Lo troviamo in altri versetti, questo. Per esempio, in Isaia 40 è scritto: ogni carne è come l'erba, e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Anche qui abbiamo questa figura così bella, bellezza e perfezione, fragilità e transitorietà. Pensiamo al fiore del campo, un bel fiore colto dal giardino. È bellissimo, è perfetto, se osserviamo al microscopio i suoi petali sono veramente qualcosa di meraviglioso, sembra tessuto, sembra della seta. Ma allo stesso modo è fragile. Io lo posso schiacciare, se non lo spacco dopo un poco muore. Così come l'uomo, bellezza e perfezione, contrapposta a fragilità e transitorietà, e tutto questo è contrapposto alla eternità e alla immutabilità di Dio. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Dio è eterno ed immutabile. E questo perché è importante per noi? Perché di questa differenza Dio ne ha coscienza. La nostra fragilità forse siamo noi che non ce ne rendiamo conto, specialmente quando siamo giovani, forti, non abbiamo malattie, se magari abbiamo anche disponibilità economica, ci sentiamo invincibili, no? Non c'è niente che ci può fermare, non siamo l'opposto della fragilità, siamo la forza, la perfezione. Magari in questi momenti di riflessione qualcuno di noi sta riscoprendo appunto queste fragilità che per tanto tempo abbiamo ignorato o sottovalutato, ma questo è un discorso che vale per l'uomo. La nostra fragilità può essere ignota a noi, può essere sottovalutata a noi, ma non da Dio. Dio lo sa benissimo. Ci sono tanti versetti che sottolineano questo. Salmo 8, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura? O il Salmo 103, bellissimo. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura. Egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono. Egli, Dio, conosce la nostra natura, si ricorda che siamo polvere. Un richiamo alla creazione, ma anche un richiamo a quanto noi siamo nulla a cospetto di Dio, a cospetto della sua onnipotenza, della sua eternità. Ma nonostante questo, Dio ci ama come un padre. Dio ha pietà di noi come un padre. La bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono. E con questa riflessione, con questo spunto, vorrei proprio concludere. In questi momenti noi stiamo riscoprendo la nostra fragilità. Bene, ricordiamoci che quando siamo fragili, abbiamo un Dio onnipotente ed eterno che è dalla nostra parte, Lui che ci ama come un buon padre, che si prende cura di noi. E questo concetto teniamolo nella nostra mente sempre, anche quando tutto questo sarà finito, se magari dovrà attraversare un momento di difficoltà personale, psicologica, sociale, di salute, lavorativa, quello che vuoi, avrà un momento in cui avrai delle difficoltà e ti sentirai fragile, ricordati sempre che Dio è dalla tua parte. Il Signore ti benedica.